thank you. Prima di tutto voglio dire a tutti i giovani, veramente è stato bellissimo vedere tutto quello che è stato offerto, il contenuto, la profondità, il ballo, bellissimo, bellissimo. First of all, everything that has been offered here on the stage has been extremely beautiful in content, in form, and in the way that the items have been presented. Devo dirvi che nei prossimi viaggi nel mondo, Don Orazio e io dovremo dire che veramente i giovani della India sono grandi artisti e professionisti. In our next travels to other countries, we will be, Father, my secretary, Father Horacio, and myself, we will have to definitely tell the others that the young people of India are extremely highly talented and they have a lot of talents and energy. Bene. Dopo dirò quello più importante, che è un piccolo messaggio per i giovani, ma prima voglio dire un'altra cosa. Later I will say a little message for the youngsters, but now before that I want to say something else. Voglio dire che sono molto felice di essere qui con tutti gli ispettori della regione. È un momento molto speciale per noi e per me. I am very happy to be here in Delhi, where all the sectors of our works are represented here. It is a very special moment for us. Allo stesso tempo è bellissimo trovarci con tutta la nostra famiglia salesiana. Giorni prima a Calcutta e oggi qui. Questa è una grande ricchezza, la più grande ricchezza che abbiamo. It's also beautiful to see here present the entire Salesian family with all the other branches of the Salesian family. Last 3 days we were in Calcutta celebrating our Salesian family together. This is our real wealth, this is also our real strength. Allo stesso tempo voglio ringraziare a tutti voi della Chiesa che ci accompagnate, ho salutato alcuni, veramente grazie. E aggiungo anche alle nostre suore missionarie della carità. E dirò perché. At the same time, we are also very happy to have also the rest of the church, the other religious priests who are present here. And in particular, I am very happy to see the missionaries of charity here, the Mother Teresa sisters. I'll tell you why. Perché siamo andati l'altro ieri a pregare con voi in Calcutta. Ci siamo trovati tutti noi con Madre Generale, con tutta la comunità. È stato un momento bellissimo di fraternità, di affetto, di preghiera e di presenza di Dio, e anche con la mediazione della Beata Madre Teresa di Calcutta. Two days ago, in fact, I had gone there with all our provincials to the tomb of Mother Teresa, to the mother house there, and it has been a very beautiful moment of spiritual renewal, feeling what she felt, to meet the present Mother General, Sister Prema, and to pray there together, to also be inspired by the spirituality of Mother Teresa. Per ultimo, prima di parlare qualche cosa semplice ai giovani, voglio dire grazie a tutti voi laici e laiche delle tutte le presenze salesiane. Thank you very much, laypersons, men and women who are present here, who are collaborating with us in all our works. E dico questo perché la vostra presenza arricchisce la realtà di tutte le nostre opere salesiane, FMA, SRD e di tutta la nostra famiglia salesiana. That's because your presence, my dear laypersons, the people, our teachers and the other co-workers, it definitely enriches our works, whether they are of the Salesians or the FMAs, and in all that we do. You are very precious to us. Grazie, perché con la vostra identità, con il vostro cuore salesiano, è molto più facile arrivare
insieme a tanti giovani qui della India e di Sri Lanka. With your specific capacities and your particular position in the world, it is easy for us to move more towards young and do more for them, both in India and in Sri Lanka. Per ultimo, una parolina per voi giovani. Finally, a word for you young people. Mi sembra bellissimo questo incontro giovanile di tutti i giovani delle nostre case come una rappresentazione in questo anno del bicentenario della nascita di Don Bosco. It is extremely beautiful to see all the youngsters of India and Sri Lanka gathered here and to celebrate these various cultures on the occasion of the bicentenary of our father. Vi ho visto qui e vi ho sentito là e dicevo veramente siamo affortunati perché la nostra vocazione permette di condividere con giovani come voi. I felt sitting here and seeing you on the stage and hearing you also elsewhere that we are highly fortunate to be graced to be living with you young people. Allo stesso tempo vi dico, carissimi giovani, sono tanti che hanno bisogno di voi. At the same time I would like to tell you, dear young people, there are so many others who need you. Ho raccontato 5 volte che qui nella scena si è rappresentato il male, il diavolo, alcuni giovani prigionieri di tante cose e alla fine era possibile la liberazione di questi mali. I noticed that at least 5 times on the stage this evening you presented the evils that are existing in the society by way of, I don't know, the devil or other forms of evil, like many other social evils, and finally liberation from these problems was possible. Ho visto nella rappresentazione come si ammazzava, come si usciva il diavolo. I was very keenly noticing how the devil entered and exited and how it was represented. Ma devo dirvi, carissimi giovani, che la maniera di fare uscire il male non è così con la guerra, è con voi, con le vostre persone, con la vostra ricchezza, con la vostra presenza, con il vostro lavoro. But the way to chase out the devil is not so dramatically possible as you could do it on the stage. But you will have to commit yourself. It is with your own commitment and your own contribution to the society, to each other, that you can chase evil out of the world and out of your own lives. Voglio finire. Oggi qui, tante volte abbiamo sentito anche la parola sogno, dream, sogno. We have also heard many times today the word dream. Carissimi giovani, Dio, il Dio di tutti, ha un sogno nella vita per ciascuno di voi. Dear youngsters, God has a dream for each one of you, every boy and every girl. Quello bello è veramente scoprire il sogno di Dio per ciascuno, per ciascuna. The most important thing is to discover God's dream for each one of you. E io pensavo la ricchezza, la bellezza della India e pensavo il futuro della India siete voi, non nessun messia. Voi siete il futuro della vostra nazione. E dico perché. The future of India, for the better future of India, you cannot be expecting any special messiah, but you are the messiah, it is all in your hands. Perché con il vostro lavoro, la vostra preparazione, la vostra onestà. With your work, with your honesty, and with your upbringing, with your preparation,
veramente con la vostra fede, la vostra giovinezza, il vostro desiderio di dare il meglio di voi stessi, with your faith, with your youthfulness and with your desire to give of yourself in the best way possible, così sarà possibile un futuro bello. It is in this way that a very beautiful future will become possible. Finisco dicendo, tante volte nel mondo dico una cosa che nella quale sono convinto. Okay, to conclude, I want to tell you something that I say very often in many places, of which I am really convinced. Carissimi giovani, Dio ha bisogno di voi. Dear young people, God needs you. Carissimi giovani, Don Bosco ha bisogno di voi per aiutare gli altri. Dear young people, Don Bosco needs you to help others. Per ultimo, i ragazzi, le ragazze, i giovani d'oggi e di domani hanno bisogno di voi. The young people of today, boys and girls of today and tomorrow, need you. Bene, tutti noi vi aspettiamo per fare il bene insieme. All of us expect you to come together to do what is good. Grazie, grazie, siete felici. Thank you, be happy. God bless you.